a svegliarmi. Comt, terza puntata, la fisica sociale. Allora, vi avevo già anticipato che Comt si considerava il padre di una nuova scienza. Allora, tu ricordatevi, no, la classificazione delle cinque scienze, l'ultima, la sociologia, nasce, deve ancora nascere, o meglio, nasce, tutte le altre sono già nate. La sociologia o fisica sociale nasce con lui. Lui sì, appunto sì, se ne considera il fondatore. E quindi si considera appunto il Newton della fisica sociale, il Newton della sociologia, attenzione, intendendo per sociologia l'intero ambito di tutte le scienze umane, quindi include tutte le cosiddette scienze umane, economia, storia, politica, giurisprudenza, psicologia, psicologia comportamentale, etnologia, adesso, ma già allora in Francia già si era sviluppata questa branca antropologia. Prego, vai Alessandro. La storia per come la intendeva lui? La storia adesso, per come la intende, adesso lo vediamo subito, certo, quindi sempre, infatti tutto questo viene chiamato non più scienze umane, ma fisica sociale. Già questo titolo, no, la dice lunga, ovvero... Eccolo. Buongiorno. Ovvero, appunto, lo studio della realtà umana, di tutte le sfaccettature della realtà umana, deve essere impostato come la fisica meccanica di Newton. Poi vedremo con certe attenuanti, in realtà già lo sappiamo, no? Perché comunque Comte non è un rigido seguace del meccanicismo di Newton, a parte che anche Newton era meccanicista solo nella fisica, per esempio in chimica e in biologia era vitalista, era animista. Ma comunque già abbiamo visto che in particolare appunto per le scienze della natura organica Comte sostiene che ha un ruolo fondamentale l'immaginazione, quindi anche se comunque bisogna basarsi sui fatti, fondamentalmente sui fatti. Bene, in quanto fisica sociale è divisa, Peter Rezzo, vedi la lavagna? Sì, vedo. Ok, oggi tu si sente in modo addirittura... Reboante. Addirittura. Allora, divide la fisica sociale in statica e dinamica. L'articolazione non newtoniana della meccanica. La statica studia le condizioni, cause, fattori di esistenza, sussistenza, permanenza, mantenimento di una società, civiltà, Stato incluso naturalmente, no? Mentre la dinamica, la fisica sociale dinamica, studia le condizioni, i fattori, le cause della trasformazione delle società, civiltà, stati, del loro cambiamento, quindi della loro formazione, del loro decorso, della loro distruzione. Allora, partiamo dalla statica. Il principio
fattore fondamentale di esistenza, permanenza di una civiltà, società, Stato, è chiamato consensus, usa un termine latino. È una legge, la legge del consenso, tra virgolette, perché adesso vedremo, ha un significato molto specifico. Perché consenso vuol dire innanzitutto convergenza e interazione funzionale. Mi spiego meglio. Ogni società civiltà è divisa in tanti settori, articolata. L'economia, a sua volta l'economia si articola in agricoltura, allevamento, industria, commercio, finanze, economia, ma poi c'è appunto lo Stato, la politica, le leggi, quindi la giurisprudenza, il diritto, poi c'è la religione, poi c'è la letteratura, poi c'è la filosofia, poi naturalmente ci sono le scienze. Una società civiltà sussiste nella misura in cui tra tutti questi settori, nei quali necessariamente si articola, sussiste un rapporto di consensus, cioè un rapporto di cooperazione, collaborazione, convergenza, omogeneità di fondo, che permette appunto un'interazione funzionale, che permette che ogni settore, per così dire, allacci un circolo virtuoso, stabilisca un circolo virtuoso con tutti gli altri, quindi si stabilisca tra tutti un circolo virtuoso, cioè un potenziamento, miglioramento reciproco. Poi vedremo che in realtà per Comte, tra tutti questi settori in cui si articola una civiltà, quello comunque prioritario, quello che dà il là, no, che avvia, è quello conoscitivo e in particolare quello scientifico, è quello, diciamo, che dà la sua impronta, che deve dare la sua impronta a tutti gli altri. Prego. Studiando la civiltà e nel suo complesso, Comte antepone la collettività all'individualità. Sì, sì, ma di questo parleremo, perché... Ok. Poi su questa base, in base a quanto vi ho detto, quindi in base a questo significato particolare di consenso come appunto convergenza, Comte sostiene anche che comunque il consenso consiste anche nel significato che usiamo noi, ovvero adesione, accettazione, adesione, condivisione, ma sì, condivisione naturalmente degli individui rispetto alle istituzioni, quindi consenso nei confronti delle istituzioni, ma consenso in senso più generale, cioè convergenza di opinioni, di mentalità, cioè si potrebbe dire spirito comunitario. Spirito comunitario che accomuna tutti i membri di una certa civiltà. Ok, questa però è astrazione, come anche in fisica la statica è un'astrazione, perché la realtà di fatto è dinamica, però è un'astrazione che serve poi a capire come stiano le cose effettivamente, cioè come si determini la dinamica, il cambiamento, la trasformazione, perché comunque appunto per Comte le civiltà umane sono sempre
in trasformazione. Ma Fra appena fatto il tampone negativo. E anche, naturalmente, anche la dinamica ha una legge universale necessaria, analoga, corrispondente alla legge del consenso, che è la legge dei tre stadi, ovvero del progresso. Allora, forse notate che da questo punto di vista Comte converge con il nemico Hegel, no, il nemico, nel senso che nonostante appunto Comte sia un materialista, Hegel è un idealista, quindi sono in questo senso cani e gatti, però anche Comte, a parte che anche Comte dà il primato relativo alla conoscenza rispetto all'economia, rispetto alla politica, eccetera. Ma soprattutto anche Comte concepisce la storia come un progresso necessario, ineluttabile. Non solo come un progresso, ma appunto come un progresso certo, inarrestabile. Sì, che può avere dei momenti di relativa stasi oppure di parziale regresso, ma che nel lungo periodo è una marcia trionfale verso il meglio. Prego. Nel lungo periodo è una marcia trionfale verso il meglio, tanto quanto sosteneva da questo punto di vista Hegel. Ma differenza, anche qui poi uno dice dei tre stadi già subito, ma allora anche lui qui ce l'ha con la dialettica. No, vabbè. Questo progresso si basa sul passaggio di tre stadi, di tre fasi. Allora, il primo stadio è quello teologico o fittizio, cioè fantastico. Il secondo stadio è quello metafisico o astratto. E il terzo stadio è quello scientifico o positivo. Allora, stadio o stato anche teologico, stato nel senso di stato fisico, stato condizione teologico o fittizio. Allora, tutto parte dalla domanda: perché c'è una realtà, perché c'è un mondo, qual è la sua essenza, quindi qual è il senso della realtà e qual è l'esito finale, dove si va a parare, qual è lo scopo, il fine, la fine dell'universo, del mondo. Quindi la domanda poi prepara una risposta in termini inizialmente teologici, ovvero vi sono degli esseri soprannaturali, divini, che appunto in qualche modo hanno generato il mondo, ma all'interno di questa concezione religiosa, teologica, vi è comunque uno sviluppo, quindi vi è un cambiamento anche all'interno di ogni stadio, ma non è un cambiamento, diciamo, il cambiamento all'interno di ogni stadio è un cambiamento relativo, perché non mette in discussione, diciamo così, il fondamento di partenza, semplicemente lo modifica, lo aggiorna, mentre poi il
passaggio da ogni stadio all'altro rovescia almeno parzialmente quel fondamento. Allora, nell'ambito dello stadio teologico si passa dal feticismo, feticismo panteistico, per cui gli uomini pensano che le divinità siano il grande, la grande quercia, il grande fiume, il grande lago o il sole, al politeismo, che già è una fase, un politeismo greco, no? Quindi non Poseidone, Zeus e compagnia bella, e poi per arrivare al monoteismo, ovvero appunto alle religioni monoteistiche ebraica, cristiana, islamica, certo, con comunque un progresso, perché c'è una progressiva astrazione e unificazione. Prego. Ma in questo senso il progresso è relativo a ogni singolo popolo, perché ad esempio ci sono ancora delle religioni che non sono monoteiste, quindi sono in uno stadio precedente che devono ancora evolversi, o... Oddio, Comte nel 1830 non so quanto potesse avere, sì, però già c'è un inizio di colonialismo, imperialismo, già c'era stato, quindi già un po' c'erano conoscenze. Lui, diciamo, se ci sono popoli, certo, ancora, per feticisti, sono rimasti indietro, non hanno avuto, no, lo sviluppo che... Quindi è proprio un progresso relativo a singoli popoli, non all'intera umanità, in questo senso. Ma sì, lui ovviamente è eurocentrico, quindi considera la popolazione, la civiltà occidentale come l'umanità, no? Okay, grazie. Perché appunto è quella che è maggiormente progredita. Allora, passiamo al... Però, appunto, a un certo punto si fa un salto di qualità e si passa invece allo stadio metafisico, nel quale il principio... No, la domanda... Le domande rimangono uguali. Quindi qual è il principio di tutte le cose? Qual è il senso dell'esistenza del mondo e degli uomini? Qual è il fine? Eccetera. Quindi... La domanda è perché, diciamo, perché c'è il mondo, chi l'ha prodotto, che scopo ha? Bene, la domanda rimane uguale, ma la risposta cambia, perché anziché un'entità divina vi è un principio metafisico. Per esempio, no, la natura, pensate alla filosofia di Giordano Bruno, alla filosofia rinascimentale, alla filosofia in particolare di Bruno, la mens insita omnibus, che coincide con la natura, di Spinoza, no, Deus sive natura, no, Dio è la natura. Ma appunto rimane, non è più un'invenzione, no, non è più qualcosa di fittizio, ma è qualcosa di astratto, no, di molto generico, di molto vago. A questo successivamente, e cioè nella sua epoca, vi è il passaggio, il salto di qualità molto maggiore, molto, quasi un salto mortale, o per lui sarebbe un salto vitale, nell'ultimo stadio, perché poi non ce n'è altri, lo stadio scientifico, perché è un passaggio più radicale, per cui... scherzosamente dico un salto mortale, perché cambia la domanda, non è più perché c'è la realtà, ma la domanda diventa com'è la realtà, come funziona la realtà. Lo stadio scientifico si apre con una sorta di accettazione dei limiti delle possibilità, in realtà dei limiti delle possibilità conoscitive, una sorta di rinuncia all'obiettivo di conoscere la totalità, di conoscere
perché c'è la realtà, e invece consiste nell'accontentarsi più modestamente di cercare di capire come funziona la realtà, non perché c'è l'universo, ma come funziona l'universo, e quindi non chiedersi più per quale, qual è il senso, qual è lo scopo ultimo. Su queste basi, appunto, nasce una conoscenza positiva, no? È appunto è lo stadio positivo, nel senso di, sappiamo benissimo questo termine che significato ha, dunque si arriva ad una conoscenza vera e propria, una conoscenza vera, né fittizia, né astratta, ma positiva, cioè reale, effettiva. Prego. Però una conoscenza sempre del fenomeno, quindi... Sì, sempre, certo. In termini kantiani, sì, se vuoi, una conoscenza fenomenica. Ma per Comte non c'è altro, non c'è qualcosa, non c'è un oltre noumenico come per Kant. La conoscenza fenomenica è la conoscenza di tutto, salvo appunto, salvo che non arriva a non può arrivare a comprendere l'origine, il principio e il fine, no. Ma perché sono concetti astratti, sono concetti inutili, non hanno alcun fondamento. Ok, nel senso, farsi queste domande e andare al di là, no, al di là delle, in realtà, delle capacità della mente umana, ma anche della stessa realtà, perché la realtà non ha un senso, non ha uno scopo, non ha una direzione. Esiste e bisogna spiegare come funziona, non perché esiste. Oh, bene, esiste perché esiste. Prego. Ma c'è anche un ragionamento inverso, cioè partire da ciò che si vede per riuscire a comprendere l'assoluto. Cioè, no, non si parla di assoluto. Sì, 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 infatti, cioè in maniera un po' non implicita, però indiretta. Nel senso che... Aspetta, ci arriviamo? Sì, ci arriviamo. Allora, c'è da aggiungere a questo punto che naturalmente non è, questo è l'ultimo, vi avevo detto, no? È l'ultimo stadio, è lo stadio finale, ma questo non significa che poi non possa proseguire il progresso, anzi, secondo Comte, lo stadio scientifico positivo è quello che permette il maggior progresso. Un progresso sempre più accelerato e senza bisogno quindi che ci sia un nuovo cambiamento radicale, senza bisogno di un nuovo fondamento. Dunque ci sarà, profetizza Comte, un meraviglioso progresso all'infinito, sempre più rapido, in continua accelerazione, senza però bisogno di un nuovo, di una rifondazione, perché il fondamento, la base è quella scientifica o positiva. La base è sempre la domanda è sempre la stessa. Una volta azzeccata la domanda, perché questo era il punto, no? Prima sbagliavano anche la domanda. Adesso che invece la domanda è azzeccata, non resta altro che, direbbe Kuhn, se Comte avesse conosciuto Kuhn, che fare scienza normale, che continuare la scienza normale senza rivoluzione, più bisogno di alcuna rivoluzione scientifica. Cioè, fare scienza normale significa acquisire sempre più conoscenze, fino, allora a questo punto, qui la domanda di Arianna, fino, si chiede Comte, ad arrivare ad una legge universale necessaria, unica di tutta la natura, di tutto l'universo,
Allora, il progresso scientifico non è soltanto acquisizione, anche per Comte, non è soltanto acquisizione di nuovi dati, no, di nuove scoperte, per esempio, non so, come appunto come l'unificazione, no, l'induzione elettromagnetica, no? Quindi è un nuovo contenuto che prima non era conosciuto, era misconosciuto, ma è anche e soprattutto unificazione, appunto. Io metto insieme due, no, leggi, quella dell'elettricità e quella del magnetismo, che prima erano separate. Io unifico anche la fisica meccanica, quella elettromagnetica, quella termodinamica, sulla base appunto dei due principi fondamentali, materia-movimento, materia divisa in parti che si muovono e quindi interagiscono attraverso il movimento. Quindi fare scienza è anche unificare sempre di più. Cioè, appunto, che cos'è una legge? La legge è uno strumento di grande unificazione di migliaia, centinaia di migliaia di fenomeni. Dunque il progresso scientifico consiste anche nel arrivare a leggi sempre più generali e sempre più onnicomprensive. Quindi Comte si chiede giustamente: si potrà arrivare un giorno in questo progresso all'infinito a una legge universale necessaria, comprensiva di tutte le altre leggi particolari? Un'unica legge, però poi che è alla base delle leggi della fisica, della chimica, della biologia e della stessa sociologia? La sua risposta è dubbiosa, in un certo senso sospende, è un'epochè, sospende il giudizio. Vi ricordate l'epochè degli scettici? No? Astenersi, se non si hanno gli elementi bisogna accettare il dubbio. Quindi lui rimane aperto. No? La domanda lui la formula anche nei termini: ci sarà mai un Newton dell'intera realtà, dell'intero universo? Oggi diremmo appunto una teoria del tutto, e la sua risposta è: secondo me è molto difficile. No, in linea di principio non si può escludere, ma direi che è abbastanza improbabile. Questo non vuol dire che non si possa comunque ridurre sempre di più il numero delle leggi, cioè trovare delle leggi più generali, perché il progresso scientifico consiste sicuramente in questo. Bene, direi che... Prego. Sì. Ma questa legge del tutto naturalmente esclude quello che lui ha detto a priori, cioè per esempio l'esistenza di un qualcosa che al di là della... No, sarebbe comunque una legge che spiega come funziona il cosmo, non perché esiste. La domanda perché esiste non è una domanda scientifica, non ha senso, perché non puoi, se non altro non puoi riferirla a nessun fatto, ti ricordi, qualsiasi affermazione che non possa riferirsi a uno o più fatti è priva di qualsiasi significato. Siccome l'origine dell'universo è al di là dell'universo, quindi al di là di ciò che è reale, ovvero di ciò che è sperimentabile, la domanda non ha senso. Ok, grazie. Non è scientifica, non è concreta. Bene.